Ben ritrovati a tutti qui da Arcadia Art Gallery, arte in prima fila. Come ogni settimana siamo pronti a presentarvi quattro nuovi artisti che sono veramente straordinari, tra cui la prima che vi presenteremo questo pomeriggio sarà anche ben disposta verso una grandissima intervista proprio fatta per farvi entrare all'interno delle sue opere d'arte. Ci tengo innanzitutto però a ricordarvi che la stessa Arcadia Art Gallery, nelle persone di Enzo e Marco, sono all'interno del comitato scientifico di scelta degli artisti che andranno pubblicati proprio sul catalogo più importante di arte contemporanea, che è quello di Agostini, e si trova alle mie spalle in questo momento. Perciò tutti voi artisti che vi trovate in questo momento a casa e realizzate arte, magari solo per un sentimento e un'emozione personale, ma vi rendete conto di realizzare qualcosa di effettivamente importante e inseribile soprattutto all'interno di questo contesto che stiamo vivendo all'interno del nostro contemporaneo. Presentatevi a noi, portateci le vostre opere, raccontateci chi siete, mandateci la vostra biografia, venite qua in galleria a trovarci in questa spettacolare cornice che è quella dei Navigli di Milano e saremo noi poi a decidere che strada percorrere insieme a voi, dove accompagnarvi e soprattutto con lo scopo di portarvi proprio a Miami Scope, una delle occasioni più importanti dal punto di vista artistico per lanciare nuovi talenti che possono rimanere in quello che è la storia dell'arte che andremo a studiare magari in accademia, all'università e che studieremo successivamente, studieranno nuovi artisti che si avvicineranno quando vorranno e quando le loro emozioni glielo concederanno all'arte contemporanea e quindi alla realizzazione di opere, che siano esse pittoriche che scultoree, non è un problema. L'importante è riuscire a esprimersi e riuscire a raccontare qualcosa e trasmettere emozioni a chi ci osserva. La cosa fondamentale è che le opere posseggano un linguaggio personale ed è sempre l'artista a mettere questo linguaggio all'interno di un'opera d'arte. Quindi se pensate di essere voi in grado di trasformare una semplice tela in un linguaggio, noi siamo qua ad aspettarvi e quindi vi accompagno in questo momento alla prima grande intervista di oggi pomeriggio. Come preannunciato poco fa, ci troviamo qua a Arte in Prima Fila, Arcadia Art Gallery, e ci troviamo con Barbara Legnazzi, che siamo veramente, veramente contenti di poter intervistare in questa sede per entrare proprio all'interno delle sue opere d'arte. Quindi partirei subito chiedendoti come nasce questa passione per l'arte all'interno poi di quello che è un contesto di arte contemporanea, direi molto ricco. Io sono sempre stata interessata alla musica, ma mi mancava comunque qualcosa. Ad un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di prendere un quadro e fare qualche cosa, prendere una tela. Il primo problema è stato cosa riproduco. Allora ho riprodotto il mio pianoforte. All'inizio è stato una piccola tela, pochi colori, una prova. E chi l'ha visto ha detto, beh, mica male. Allora questo mi ha un po' dato forza. E da lì sempre avanti, avanti, fino a ingrandire le tele, a prendere più colori e a modificare i soggetti. Quello che caratterizza ciò che voglio fare è il cambiamento. Io sono una persona che si annoia facilmente, non riesco molto a rimanere a fare sempre le stesse cose, a vedere sempre le stesse cose, per cui cerco sempre di rinnovarmi, di provare qualcosa di nuovo, di provare colori nuovi, soggetti diversi e modalità, sempre ricerca del nuovo, e mi piace moltissimo utilizzare del materiale in modo che sulle tele ci sia uno spessore che quasi si protende verso chi lo guarda, gli dà una mano, lo attira. Anche questo aiuta a movimentare il quadro, a movimentare la scena, a creare dei nuovi punti di domanda.
E la scelta del soggetto, proprio come ci hai detto all'inizio, da dove nasce? Cioè è un soggetto interiorizzato, è un'emozione o è un soggetto reale che di conseguenza ti ha ispirato nei confronti di una tela o di una scultura, come poi dopo magari approfondiremo in un secondo momento? Dipende. Quello che mi attira può essere un colore particolare da cui parto e da cui si sprigiona poi tutti gli altri colori che accosto e anche il soggetto in quel caso. Molto spesso mi rifaccio a delle immagini reali che vedo e poi le stravolgo, nel senso che lascio che quella sensazione di sogno che ci troviamo a vivere al mattino quando ci si sveglia, ma non si è ancora del tutto svegli, faccia da filtro a quello che produco. E così ci sono delle immagini di volti o di persone o semplicemente di forme che vengono più o meno deformate, hanno quella sensazione di non ben definito. Quindi lasci un po' anche a noi l'interpretazione di quello che è il soggetto rappresentato all'interno dell'opera. Per me è veramente fondamentale questo. Io vorrei entrare nello specifico di quest'opera alle nostre spalle, di questo quadrittico, perché lo trovo veramente accattivante da tanti punti di vista, sia per la matricità dell'opera, proprio come ci hai detto poco prima, ma vorrei capire dal tuo punto di vista sentimentalmente e emozionalmente cosa rappresenta. Questo quadro è nato partendo da tutte queste forme che avevo trovato, che avevo raccolto a mano in giro, come una raccolta. Ho preso forme che mi dicessero qualche cosa, che mi stimolassero. E poi ho voluto che fossero messe armonicamente, in modo armonico, su queste tele. Come se fosse quasi un fiume che scorre. Un fiume, mondi diversi. In molti casi mi piace creare una sorta di mondi diversi, alternativi. Io credo che possa interessare molto al nostro pubblico anche come sei arrivata poi a uno sviluppo invece scultoreo. Quindi immagino che possa nascere dalla necessità di rendere materica la pittura e quindi poi avere un'evoluzione nella scultura. Quindi queste tue sculture, cosa vogliono raccontarci? Beh, in particolare quella che sta vicino a te, di cui ho fatto diverse versioni, nel senso che ho usato poi diversi materiali, diversi colori, hanno un'anima di legno. Mi piaceva l'idea di usare comunque il legno, qualcosa di vivo, su cui ho iniziato ad applicare quello che avevo studiato sulla tela. In effetti la prima versione, la prima di questi signori del tempo, e poi spiegherò perché signori del tempo, è stata proprio fatta applicando una tela sui supporti di legno e io ci ho pitturato esattamente come avrei potuto fare su una tela di quest'altro tipo. Signore del tempo, devo dire, è già un titolo molto suggestivo, quindi a questo punto ti chiederei di spiegarci da dove nasce. Bellissimo, a me piace molto questa cosa. Ho immaginato, ho quasi sognato, queste due entità che non hanno problemi col tempo, ne sono i signori. Stanno facendo questa danza molto lenta, uno intorno all'altro. Noi non lo possiamo vedere perché non abbiamo questa capacità di sentire il tempo così come lo seguono loro. E quindi sono dei signori del tempo che stanno danzando. Che fermano un po' gli istanti anche per chi osserva e che lasciano un po' anche a noi la possibilità di interpretare quello che è il passaggio del tempo che noi viviamo quotidianamente e che spesso vogliamo rallentare. Quindi questo ci permette alle volte di percepire proprio il fatto di un istante che in realtà
è fuggente ma può anche rimanere stabile all'interno delle nostre menti, all'interno del nostro vissuto quotidiano. E da questo punto di vista vedo che oltre a questi volti che voglio dire sono molto espressivi, anche tutte le tue altre opere sono espressive in questo senso e raccontano un po' il tempo e il movimento. Sembra quasi che si senta e si percepisca il rumore, proprio la musica da cui tu sei partita nell'avvicinamento all'arte. Quindi raccontaci un po' i rumori che tu percepisci nell'atto esecutivo. I rumori, i silenzi. Allora, bello questa cosa, sono contenta che sia passata attraverso. Mi emoziono. Perché per me il tempo è sempre una cosa un po' problematica. Bestardo. Io non riesco ad arrivare in tempo agli appuntamenti, o poco, ce la metto tutta, ho tempi miei, orari miei, non ho uno scandire della giornata simile a quello che di solito si pensa, voglio fare le cose quando voglio, quando mi sento. E mi pesa questa cosa del tempo, di dover rispettare i tempi. E nei miei quadri c'è, perché ci sono molti attimi fermi, perché c'è questo fluire delle onde sempre e comunque, ma anche la possibilità di fermarsi come se fosse un fermo immagine. E questo per me è importante. Questo fluire lo vediamo tantissimo anche nell'opera che troviamo accanto a te in questo momento, e vorrei entrare proprio nello specifico di quel fluire, che è quasi un alito, il movimento dell'aria stessa, che anch'esso ci fa percepire la spazialità e il passare del tempo. Quindi raccontaci le due figure innanzitutto, cosa rappresentano per te e cosa devono rappresentare anche per noi che osserviamo la tua opera. Quest'opera in particolare è stata pensata adesso per questo periodo un po' difficile che stiamo attraversando. Si intitola Il bacio, e tra parentesi, ma solo tra parentesi, al tempo del coronavirus. Qui ci sono due esseri non ben definiti che si stanno dando un bacio. E quando nemmeno si sono toccati, già questo bacio crea una fortissima energia. Un'energia che può veramente andare oltre e può combattere, perché l'energia è dovuta all'amore. I due esseri volutamente non sono sessuati, non sono un uomo e una donna, non sono un uomo e un uomo, non sono niente, perché l'amore è universale e non richiede un sesso, un colore di pelle o qualcosa del genere. È amore. E con questo straordinario messaggio vorrei veramente consigliare a tutti voi intanto di studiare, di entrare all'interno delle opere di Barbara Legnazzi insieme a noi, ovviamente insieme a questa bellissima intervista che avete appena avuto l'occasione di ascoltare, ma soprattutto fatelo contattandoci attraverso tutti i nostri social network, numeri di telefono, email, tutto quello che volete, per avere tutti i dettagli in merito a quello che sono queste strepitose opere d'arte, perché sono molto differenti rispetto a quello che siamo abituati a vedere all'interno di quello che è l'arte contemporanea del momento, spesso volta prevalentemente all'osservazione di ciò che è tecnologico e di un aspetto marketing. Invece in questo caso troviamo del sentimento vero all'interno di queste opere, che sono effettivamente, grazie alla matericità dell'opera stessa, penetranti all'interno dei nostri cuori e della nostra anima. Quindi consiglio veramente a tutti voi, a chi la conoscesse già ovviamente, di approfondire, e a chi invece la sta conoscendo adesso per la prima volta di avvicinarsi, perché da un punto di vista anche di un collezionista ritengo essere questa un'arte che rimarrà all'interno della nostra storia dell'arte contemporanea di questo momento. Vi ringrazio di nuovo tutti per essere stati qua insieme a noi, insieme a Barbara Legnazzi, che ci ha raccontato nel dettaglio quello che è la sua arte. Come vi ho detto, è veramente differente rispetto all'arte contemporanea a cui siamo abituati. Ringrazio anche te, Barbara. Grazie. Per essere stata qua con noi, e speriamo di essere entrati anche nei vostri cuori, perché no, anche nelle vostre case.
Ben ritrovati ad Arte in Prima Fila, l'appuntamento, lo spazio ideato ad Arcadia Art Gallery di Milano, da dove vi trasmettiamo per dare risalto e opportunità di farsi conoscere al pubblico per quanto riguarda gli artisti in fase di affermazione, ma anche quelli già affermati, e appunto un'opportunità in più al pubblico che ci segue per conoscere meglio tutti i vari aspetti del percorso e dell'opera degli artisti che presenteremo nel corso di questi appuntamenti, di queste clip. Arcadia Art Gallery di Milano si trova in uno degli angoli più suggestivi della città. Siamo nella zona dei Navigli e proprio nel cuore di Milano, e voglio ricordare che la galleria, nelle persone di Vincenzo Napolitano e Marco Mastromauro, fa parte del comitato scientifico dell'Atlante di Arte Contemporanea della De Agostini, una pubblicazione prestigiosissima che mette in risalto tutto quello che è interessante, che sta richiamando l'attenzione in questo momento da parte degli addetti ai lavori per quanto riguarda l'arte contemporanea. E a questo proposito voglio proprio invitare gli artisti che ci stanno seguendo e che volessero partecipare, far parte di questo percorso che è stato appunto pensato dai galleristi, a contattare la galleria attraverso i contatti, i riferimenti che vedete che scorrono mentre noi stiamo parlando, e valutare insieme se è possibile intraprendere un percorso di valorizzazione della propria opera insieme con i galleristi e tutto lo staff della galleria. Tra l'altro voglio ricordare che non c'è solo questo mezzo, il mezzo televisivo da cui vi stiamo appunto trasmettendo, il canale 127, ogni domenica dalle 15 alle 16 per quanto riguarda lo spazio che è messo a disposizione dalla galleria, ma ci sono tutti i canali social della galleria stessa, quindi Facebook, Instagram e il canale YouTube, su cui vengono poi messi tutti i documenti visivi che riguardano l'attività della galleria. Detto questo, mi rivolgo però anche al pubblico, perché qualora vogliate conoscere e approfondire, magari scoprire anche qualche curiosità riguardo gli artisti che via via vi proponiamo, non dovete far altro che contattare la galleria, sempre attraverso tutti i riferimenti che noi di volta in volta mandiamo in onda in sovrimpressione. Detto questo, fatto questo piccolo preambolo comunque doveroso, voglio andare a parlare dell'artista di cui ci occupiamo in questa clip, in questo spazio, di cui vedete già una delle opere che poi verranno trattate nel corso di questa clip. E l'artista di cui andiamo a parlare è Rosario Rigoglioso. Lo vedete già introdotto alle mie spalle da una delle sue opere. Si tratta di un pittore che si ispira al paesaggio, alla natura. È un artista che proviene dalla Sicilia, e dunque possiamo già riscontrare in alcune delle sue immagini, come vedremo anche dalle immagini che poi dei suoi lavori che rivedremo scorrere durante questa presentazione, si rifà ai paesaggi anche un po' della sua terra. Rosario Rigoglioso è apprezzato per le sue qualità artistiche e, come dicevamo, predilige le dimensioni paesaggistiche della natura. Ha già esposto in numerose mostre sia collettive che personali, e ha anche conseguito degli importanti premi. Ne cito solo un paio: l'Oscar dell'arte a Monte Carlo, il trofeo Città di New York. Quindi sono già questi importanti riconoscimenti che ci fanno capire l'apprezzamento da parte del pubblico e anche della critica per quanto riguarda questo artista. Dicevamo, ovviamente siamo in una dimensione di raffigurazione paesaggistica, c'è qualche eco, qualche riferimento anche un po' all'impressionismo, se vogliamo, ma ci sono degli elementi particolari che così contraddistinguono l'arte e il lavoro di Rosario Rigoglioso. Lo andiamo a vedere addirittura direttamente in questo suo lavoro: i tocchi di colore, la rarefazione dell'atmosfera che ci porta
in una dimensione quasi sospesa, permeata di luce, di colori e anche della serenità di certi paesaggi della Sicilia, che però lui trasfigura rendendoli, come dire, attuali e comuni un po' ad ogni latitudine del nostro paese. Quindi ci si può rispecchiare sia appunto pensando ad alcuni luoghi meravigliosi della Sicilia stessa, da cui proviene Rosario Rigoglioso, ma anche appunto alcuni dei più bei luoghi del nostro paese. Altri elementi che andremo a scoprire tra pochissimo, spostandoci anche e andando a vedere anche altre opere di quest'artista, sono i tocchi di colore e, che punteggiano qua e là le sue opere, i suoi lavori. Quindi vi invito a seguirmi idealmente e andiamo a scoprire altre opere di questo artista. Ci siamo spostati in un altro angolo della nostra galleria proprio per illustrare altri lavori e dunque anche il percorso e l'opera di Rosario Rigoglioso. Come vedete, appunto, e come avevo anticipato qualche secondo fa, appunto è il colore, la rarefazione che punteggiano tutte le sue opere e che ci trasportano in una dimensione quasi onirica, sospesa in un paesaggio ideale e idealizzato, appunto, come è proprio quello che l'artista stesso vuole trasmetterci e in cui vuole a nostra volta trasportarci. Voglio citare una critica che è stata espressa da Paolo Levi, in cui noi proprio ritroviamo un po' tutti gli elementi che abbiamo anticipato poco fa. Parlando appunto di Rosario Rigoglioso, Paolo Levi lo descrive come un pittore legato alla tradizione paesaggistica, e questo punto lo stiamo vedendo, dotato di una liricità molto forte nella raffigurazione, racconta il silenzio della campagna colorata di erbe, di fiori e di piante e, come vediamo appunto nei quadri e nelle opere alle mie spalle, possiamo scoprire una tavolozza in cui l'azzurro del cielo la fa un po' da padrona, ma che è anche costellato dal rosso dei papaveri, dal viola dei fiori selvatici e dal verde dei prati e delle colline. E naturalmente, mentre io ve li descrivo, li stiamo guardando insieme. Questi di Rosario Rigoglioso sono dipinti in cui prosegue anche sempre questa critica molto puntuale di Paolo Levi, la scrittura tonale è fatta proprio di sfumature intrise di soavità e dove tutto si stempera in quelle che il critico stesso definisce luminescenze soffuse. Ecco, che venga raffigurato uno scorcio di fiori o un ciuffo di erba o una distesa di prati sotto un cielo sereno, appunto l'artista, come dicevamo, come abbiamo anticipato anche poco fa, risolve in chiave impressionistica, e dunque riferimento proprio al movimento impressionista, queste sue composizioni, che sono fatte di bagliori intermittenti dove le macchie di colore esprimono una naturale vaghezza, e tutto questo ci riconduce un po' a questa dimensione onirica e sospesa. Concludo appunto l'ispirazione e la citazione da Paolo Levi dicendo che i momenti paesaggistici di Rigoglioso sembrano voler resuscitare quasi la memoria di un paradiso perduto e però ritrovato attraverso l'anima e l'interpretazione del poeta prima ancora che attraverso i nostri occhi, e quindi non ha importanza individuare la precisa collocazione geografica, come appunto si diceva prima, proprio perché potrebbe essere un luogo preciso o qualunque altro luogo che magari andiamo a recuperare nella nostra memoria. Quindi non ha importanza appunto andare a cercare il luogo preciso raffigurato da Rigoglioso, ma appunto quello che lui ci vuole trasmettere, e dunque anche grazie ai suoi contrappunti cromatici e le sfumature e i giochi poi creati dai suoi segni. Tutto questo appunto è un condensato di quello che è rappresentato dai quadri e dalle opere di Rosario Rigoglioso, che
tra l'altro non si cimenta, va detto, in comunque solo paesaggi. La sua è un'arte che ci porta anche a esplorare a suo modo delle nature morte o raffigurazioni di fiori in ceste, e quindi ha una dimensione anche un po' più intima e un po' più intimista, come possiamo vedere anche da una delle opere che stiamo osservando e ammirando insieme. E quindi la pittura di Rosario Rigoglioso possiamo continuare a definirla quasi una silenziosa preghiera di gratitudine nei confronti della vita, ma anche di tutto il creato. Quindi è quello che lui ci vuole trasmettere proprio con questi suoi quadri, con queste sue opere, portandoci quasi per mano, è un senso di gratitudine verso la natura, verso tutto quello che andiamo anche alle volte a dimenticare, ma che possiamo riscoprire se non fisicamente, alle volte lasciandoci trasportare proprio in una di queste sue composizioni. Questo è il mondo di Rosario Rigoglioso, in cui appunto vi invitiamo a entrare, magari anche appunto contattando la galleria per sapere, scoprire qualcosa di più anche di questo artista, attraverso poi tutti i contatti e i riferimenti che state vedendo passare mentre noi stiamo parlando e stiamo illustrando la sua opera. Oltretutto vi ricordo anche appunto che se anche voi volete intraprendere il percorso già avviato da Rosario Rigoglioso ed essere sostenuti e valorizzati dalla Galleria Arcadia Art Gallery, potete fare altrettanto, cioè andare a chiedere informazioni e valutazioni da parte dei galleristi e di tutto lo staff per poter capire come intraprendere questo percorso insieme. Naturalmente i riferimenti sono quelli che stiamo mandando in onda. Detto questo, vi ricordo che oltre al canale 127, da dove vi stiamo trasmettendo, i canali social, Facebook, Instagram e anche il canale YouTube, potete vedere questa trasmissione e dunque potete scoprire tutti gli artisti che vengono proposti da Arcadia Art Gallery in arte in prima fila anche su Sky, sul canale 5127. Quindi avete veramente un ventaglio vastissimo di possibilità per conoscere l'attività della galleria e degli artisti che di volta in volta vengono proposti in questi spazi. Io vi ringrazio per aver seguito questa nostra presentazione, vi do appuntamento ad una prossima. Galleria Arcadia Art Gallery, arte in prima fila, non trascurate di seguirci anche nei prossimi appuntamenti. Cari amici dell'arte e della cultura, siamo qui a Milano in Arcadia Art Gallery per Arte in prima fila, questa iniziativa che vede l'arte in televisione, nel web e nei social media, perché sappiamo tutti che è un momento particolare, non si può venire in galleria, questa galleria che ha avuto fiumi di gente anche per la location, ma anche grazie soprattutto al grande lavoro di Enzo Napolitano e Marco Mastromauro, da un'idea loro originale nasce questa iniziativa di portare a casa di tutti voi l'arte per poter essere continuamente fruita, di nuovo vista e di nuovo amata. Ma Marco, tu volevi dire una cosa, giusto? Sì, io volevo innanzitutto salutare i telespettatori, spiegare un po' quella che è stata la nostra idea, dare appunto con Arte in prima fila, dare continuità a quello che erano prima le nostre mostre collettive, le nostre personali. Quindi con Arte in prima fila l'idea è quella di dare visibilità agli artisti e avvicinare sempre più persone all'arte. Quindi Arte in prima fila è un concetto che serve poi anche per il dopo, perché domani, quando si ricomincerà con le mostre collettive e personali, potremmo comunque dare continuità anche a un discorso televisivo, parlare degli artisti, della loro biografia, di quello che fanno e delle ore e soprattutto delle loro opere. Questo sicuramente chi meglio di Federico Caloi. Grazie. A questo punto sicuramente anche un invito agli artisti, a chi volesse avere visibilità, tutto la visibilità per un artista, a contattare i galleristi, certo, per informazioni a riguardo del progetto, perché è fondamentale. Ma intanto per davvero, da parte mia, col cuore, complimenti per questa iniziativa che fa in modo che la gente possa, pur stando a casa, pur non potendo partecipare agli eventi, grazie a voi, vedere ancora l'arte e la bellezza dell'arte. Certo. Veramente è un merito vostro, una bella idea originale.
originale che avete avuto, e sono convinto che già il successo passato e quello presente stanno dimostrando il merito di questa iniziativa. Va bene, grazie mille Enzo, grazie Marco, e adesso presento l'artista Massimiliano Succadi. Potete grazie mille, ciao. Grazie, ciao. Grazie mille, grazie. Allora, cari amici, abbiamo visto la presentazione da parte dei galleristi di questo progetto, di questo concept, che vi dico non è solo da seguire in televisione, ma è da seguire veramente tout court per godere della bellezza, continuare a godere dell'arte. Veramente tanto merito e tanto di cappello ai nostri amici galleristi. Ma parliamo, entriamo subito nel vivo. Massimiliano Succadi, questo artista. Allora, come si svolgono questi format televisivi? Normalmente siamo noi che narriamo l'artista, ma qualche volta abbiamo delle grandi fortune. La nostra enorme fortuna oggi è di avere Massimiliano Succadi personalmente qui in presenza, ci ha fatto l'onore di farci una visita, e quindi sentiremo dalla sua viva voce le sue parole, e ci narrerà lui personalmente l'arte. Sono occasioni rare, ancora più importanti e ancora più da seguire, quindi andiamo adesso a intervistare il nostro artista. Amici dell'arte e della cultura, è sempre un piacere, è sempre un onore avere direttamente qui, sono occasioni rare che dobbiamo sfruttare, avere direttamente l'artista che ci può parlare in prima persona della sua arte. Grazie. Massimiliano, benvenuto. Grazie. È con noi Massimiliano Succadi. Allora, benvenuto in Arte in Prima Fila di Arcadia Art Gallery. Allora, sei uno degli artisti rappresentati da questa galleria, stiamo vedendo le tue opere, e io, come domanda iniziale, ti chiederei come se tu ci narrassi la tua biografia artistica in quattro parole. Allora, è molto veloce. In qualche anno di liceo artistico, dopo abbandoni tutto, poi per gioco ricominci. E da lì si è andati avanti, si è riscoperta la passione per l'arte, per il dipingere, per provare nuove cose, e poi niente, siamo arrivati fino a qua. Bene, sei arrivato fino a qua, però insomma, appunto, in questo percorso, questo nuovo percorso che è iniziato da poco, ci sono stati degli aspetti, da quel che ho capito, che ti hanno da subito dato dei riscontri, no? Sì, c'è stata fortunatamente una mostra in una galleria dove dei fruitori hanno ritenuto valido quello che facevo, e quindi questo mi ha spinto a continuare a dipingere e a provare questa strada. Allora, tu hai dei colori che sono sicuramente forti, dei colori primari, un modo tu di lavorare che è sicuramente distinguibile. Hai piacere a parlarmi un attimo, parlarci di qual è il mondo dei colori, il mondo delle forme che tu realizzi nella tua opera? Allora, il mondo dei colori, come vedi, come vedete, sono molto forti, perché forse c'è bisogno di vita, di gioia, e i colori sono la cosa che te la danno. Quindi avere un quadro che esprime colore, intensità, forza, secondo me è una bella cosa. Poi, vabbè, come vedete qua, è una tecnica un po' mista, c'è un po' di dripping figurativo, a volte copro il figurativo, a volte uso il dripping sul figurativo, come alcuni quadri qua, e niente, e poi mi viene spontaneo. Ecco, mi sembra di notare, a proposito di questo, una tua immediatezza, no? Nel modo di lavorare. Sì. È giusto o no? Sì, è giusto. Praticamente io lavoro di getto, tela bianca, una matita, fai lo schizzo, poi cominci, e l'ultima cosa che faccio, uso il dripping controllato per dare quella parvenza di movenza ai capelli, quella parvenza di movenza proprio anche del corpo, di dargli un po' di passione e di velocità e non staticità nel quadro. Ecco, hai usato un termine particolare, molto bello e interessante, dripping controllato. Che cosa si intende? Allora, il dripping di solito lo puoi fare così, butti lì il colore e come viene viene, anche se la tua mente ti sta dicendo come fare. Invece io cerco di controllarlo e di
di metterlo nel senso giusto, nel modo giusto, persino la colorazione, di mettere un colore vicino all'altro in modo che abbia un effetto invece che un altro. Questo, almeno per me. C'è un piccolo segreto della tua pittura che vogliamo svelare solo alla fine, perché aiuto, è una cosa sicuramente simpatica, sicuramente diciamo che è una tua firma, okay, nella firma della tua opera, ma lasciamo gli spettatori a essere curiosi di che cosa gli racconteremo, sì, perché è veramente una nota di colore, ma una nota assolutamente che sono quelle cose che contraddistinguono un artista. Ma voglio però farti un'altra domanda, sì, che è questa. Tu, come tutti, lavori con i social e hai una pagina Instagram che è ricca dei tuoi personaggi, è ricca delle tue figure, dove appunto si nota il colore e la tua cifra stilistica. Una cosa che si nota subito in questa pagina Instagram è una cosmogonia. Tu stai creando un mondo di donne da questo punto di vista, giusto o no? Giusto. Allora, diciamo che è nata così. Le prime due quadri che ho fatto sono stati una donna con i capelli, con un viso un po' particolare, e una medusa. Alla fine è sempre il mondo femminile. Da lì ho deciso di andare avanti sul mondo femminile, anche perché, come diceva Modigliani, non puoi fare l'amore con un quadro o con una cosa quadrata, ma la bellezza è una donna. E quindi sto cercando di portare avanti questa cosa sul mondo femminile. Poi alcuni quadri hanno affrontato anche dei temi sulla violenza della donna e tutta questa parte. Quindi vado avanti su questo cammino che, come dici tu, è molto femminile e sono donne. Ecco, allora a questo punto ti chiedo, che donna è la donna di Massimiliano Sciuccati? Allora, sono molte donne, ma tutte in una. Sicuramente è una donna del giorno d'oggi, molto forte, questi sono i colori che uso all'esterno, ma dentro di sé molto dolce, a volte debole, insomma quello che è la donna del giorno d'oggi. La donna del contemporaneo. Che cos'è l'arte per Massimiliano Sciuccati? Questo è molto difficile. Allora, l'arte per me è una forma proprio di espressione che hai dentro di te, infatti se vuoi me sono molto espressivi. È un qualcosa che non ne puoi fare a meno, ti dà bellezza, ti dà gioia, è una parte della vita ed è una parte della vita che quando un tuo quadro va ad arricchire la casa di qualcun altro ti riempie, perché sai che la tua arte sta facendo qualcosa di bello e tra virgolette del bene da un'altra parte. Ok, allora facciamo una cosa adesso, sveliamo no, il segreto delle tue opere, un piccolo segreto, una cosa, ripeto, di una nota di colore molto divertente, forse è più divertente che ce lo racconti tu, perché dicevamo, i colori sono forti, sono colori primari che utilizzi generalmente nelle tue opere, framischiando vari modi di lavorare, vari generi, ma c'è una caratteristica quando devi usare i grigi o quando devi comporre certi colori delle tue opere, che quale è, Massimiliano? Allora, è nata così questa cosa. Avevo bisogno del grigio, non avevo il grigio sotto mano. Io purtroppo sono un grande sostenitore di toscani e mi piacciono i toscani, e quindi ho pensato di diluire il grigio della cenere del toscano e iniziare a usarlo. Da lì è partita questa cosa del continuiamo, e in ogni quadro i grigi che ci sono dentro sono fatti con la cenere dei miei toscani, a volte più diluiti, a volte mischiati ad altri grigi in acrilico o in olio, ma c'è sempre il toscano. È una parte di me. Eh sì, è sicuramente una caratteristica delle tue opere che fa sì che ci sia un sapore in più, no? Sì. Nelle tue opere che ti dà anche quella riconoscibilità e quella storia, no? che fa parte della tua pittura. Senti Massimiliano, una cosa importante, siamo qui in Arcadia perché appunto per un artista la visibilità viene prima ovviamente di ogni altra cosa, perché come, non ricordo chi in questo momento di chi è la citazione, ma potrebbe esserci in giro per il mondo il Michelangelo contemporaneo, ma se nessuno lo conosce, se non è visibile, purtroppo nessuno potrà sapere che questo talento esiste nel mondo. Il tuo rapporto con la visibilità e con il progetto tuo personale che stai realizzando e con il progetto di Arte in Prima Fila di Arcadia?
Beh, allora, visibilità, grazie ai media, grazie a Arcadia anche che sta facendo questo, devo dire che i social hanno aiutato tantissimo. E poi niente, poi continuiamo, cerchiamo di dare visibilità a quello che faccio e speri che hai un ritorno e che gradiscono quello che fai. Ultimissima domanda e poi abbiamo chiuso questa stupenda intervista. Intanto anticipo già i ringraziamenti da parte mia personale come critico d'arte Federico Caloi e da parte della galleria tutta per essere stato presente qui e grazie di esserci venuto a trovare. Senti, è un momento molto particolare, lasciamo stare considerazioni personali o intime o di vita privata, ma questo momento è nel rapporto, sempre rispetto alla domanda di prima, della fruibilità dell'arte e poterla distribuire in un momento come questo, tu come lo stai gestendo e come vedi la situazione? Allora, io la vedo che sicuramente ricomincerà e si rimuoverà tutto. Poi devi crederci, se non ci credi non riesci ad andare da nessuna parte. E l'arte secondo me non ha né barriere né frontiere, non ha il Covid o altre cose. L'arte è arte, ci sarà sempre, si muoverà sempre. Soprattutto, guarda, ti dico la verità, grazie anche a trasmissioni come queste. Grazie per davvero Massimiliano, grazie di essere stato qui con noi. Carissimo pubblico, sapete che Arcadia Art Gallery ha creato questo progetto che si chiama Arte in Prima Fila, da un'idea originale di Enzo Napolitano e Marco Mastromauro. Il mio invito a tutti gli artisti che vogliono avere visibilità, perché più ci facciamo vedere, più ci facciamo conoscere, più facciamo bene all'arte e alla cultura e alla nostra anima, è quello di rivolgersi ad Arcadia Art Gallery. E quindi a questo punto anche da parte mia un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima clip. Ciao. Ben ritrovati ad Arcadia Art Gallery di Milano, ad Arte in Prima Fila, il programma televisivo rivolto a tutti gli artisti che vogliono avvalorare con noi la nostra arte contemporanea e l'arte di tutti i tempi. Accanto a me l'Alfa e l'Omega come numi tutelari, i volumi magnifici dell'Atlante dell'arte contemporanea De Agostini, diretti dalla dottoressa Stefania Pieralice, che guidano e guideranno ogni nostro itinerario attraverso l'arte contemporanea stessa e i protagonisti che ne fanno parte, che ne sono le fondamenta e l'avvenire. Qui con noi un protagonista è l'artista Sonia Cipro, che stimiamo, che tanto apprezziamo, che è protagonista di innumerevoli esposizioni internazionali, che io personalmente apprezzo da diversi anni. Ci ha portato una collezione, diciamo un percorso nel percorso, un percorso emotivo di opere, alcune di recentissima creazione. Il tema, il comune denominatore di ogni opera è l'acqua, l'amnios, il fulcro, la centripeticità che fa la creazione, che fa l'unicità dell'opera, che fa il pensiero, la poesia espositiva. Alle mie spalle, esemplificativa ed introduzione all'intervista all'artista che tra poco avrà luogo, l'opera Tramonto. Iniziamo a entrare attraverso di lei nella luce, attraverso il materiale, attraverso l'evangelismos, cioè l'irruzione della luce che l'artista Sonia Cipro centuplica attraverso il colore, la pittura tonale, attraverso i medium espressivi. Io vi invito a contattare Arcadia Art Gallery per chiedere notizie di Sonia Cipro, per raggiungerci appena sarà possibile, appena le contingenze lo permetteranno, in modo da entrare nelle opere che questo chiedono, in modo da varcarle, sentirvi inondare dalla tempesta, ecco, dall'acqua, dal liquido primordiale, dalla meraviglia di Sonia Cipro. Sonia Cipro stessa, che adesso andiamo a incontrare per conoscere meglio le sue opere e il suo percorso creativo. Eccoci, come predetto, ad Arte in Prima Fila in Arcadia Art Gallery di Milano con l'artista Sonia Cipro.
Sì, buon pomeriggio a tutti e ciao Giada, ciao, felice Sonia. Di essere qua con voi. È reciproco Sonia, io e Sonia ci conosciamo dal 2018, io ho l'opportunità di vivere la sua arte palpitante dal 2018 e quello che ho provato la prima volta con Sonia rispecchia l'emozione che tuttora sento al cospetto delle sue opere. Sonia è presente e particolarmente apprezzata in Arcadia Art Gallery di Milano dal 2019. Dal 2019 stesso abbiamo l'opportunità di viverci, ecco, più approfonditamente attraverso le sue opere d'arte. Questa intervista sarà, diciamo, che sia di buon auspicio, che le introduca, che entri in profondità attraverso il suo pensiero e la sua poiesi. Io tengo a domandare a Sonia, sì, che cosa provi quando dipingi? Vabbè, allora, quando dipingo per me è un momento di piena libertà, perché è un momento tutto mio dove posso esprimere appieno quelle che sono le mie sensazioni e praticamente tutti i miei quadri, quindi le mie opere, sono rivolte a un ringraziamento proprio all'essere presente su questa terra, e quindi comunque un ringraziamento anche all'universo, tant'è vero che c'è tutto questo percorso che si chiama, infatti, come dimostra anche il mio catalogo, espressioni primordiali. Espressioni primordiali perché? Perché nella realtà comunque vado ad indagare e a trasmettere e a cercare di far trapelare in questi miei quadri quelle che sono le visioni proprio del nostro mondo, quello che ci circonda, a cominciare dall'acqua, che è l'elemento primario per cui da cui è nata la vita. Quindi il mare, quindi tutto ciò che ci circonda, la terra, addirittura ho dedicato poi un quadro qui alle mie spalle che è proprio Nascita della vita, dove c'è questo embrione, questo fuoco, questa parte principale da cui poi deriva tutto, no? Quindi diciamo che questo è il mio percorso principale, quello che voglio trasmettere. Poi nei vari anni comunque ho applicato anche tecniche diverse, quindi all'origine, parlo di quando addirittura ero ragazzina, quindi carboncino, matita, acquarelli. Poi in ultimo mi sono dedicata invece ad affinare quelle che sono le tecniche, quindi con acrilico, resina, applicazioni che danno comunque una profondità, una tridimensionalità a quelle che sono i miei quadri. E spero che tutto questo possa veramente trasparire e arrivare a coloro che guardano e vedono ovviamente questi miei quadri, queste mie opere. Assolutamente Sonia. Ci troviamo in Arcadia Art Gallery di Milano, appunto sul Naviglio Grande. Perché hai scelto proprio questa galleria antiquaria prestigiosa e non altre? Ma io la conosco ormai da qualche anno, ho cominciato nel 2019 con una collettiva dove ero stata invitata ad esporre, e da lì, avendo conosciuto i due titolari, quindi Vincenzo e Marco, diciamo che mi sono affiatata con loro e ho trovato chiaramente un buon percorso di esposizione. Ho partecipato veramente a innumerevoli mostre collettive e anche personali che ho fatto qui all'interno di questi locali stupendi e in una location che non ha pari, perché comunque Naviglio di Milano è la zona per eccellenza proprio dell'arte, dove si sente il profumo proprio dell'arte in generale, no? E non a caso comunque qui in Naviglio c'è anche acqua, quindi sì. A maggior ragione, voglio dire, richiama tutto quello che è il mio percorso e quello che voglio ovviamente trasmettere. Quindi questa è una location invidiabile, bellissima. Purtroppo questo è un periodo che stiamo vivendo che ci sta castigando sotto tanti aspetti, per cui giustamente ci stiamo rivolgendo a un pubblico televisivo, visto che in presenza molte mostre, molte non si possono effettuare. Mi auguro che veramente con diciamo i prossimi giorni, i prossimi mesi, il tutto possa defilarsi,
per cui possiamo poi veramente ritrovarci e apprezzare e visitare quindi sia le mie opere ma anche quelle di molti altri artisti proprio qui in Arcadia Art Gallery, perché di persona vedere un quadro è totalmente diverso tante volte che non in TV piuttosto che in fotografia. Per quanto sia bellissima la TV, perché è un mezzo, voglio dire, di trasporto eccezionale, arriva ed è capillare, arriva veramente a tantissimi, però la visione di un quadro dal vivo è sicuramente un'altra emozione. È vero, hai ragione Sonia, sì, in Arcadia Art Gallery diciamo teniamo e terremo a una rinascita, ecco, a una palingenesi, ecco, ad apportare una piccola rivoluzione nel mondo dell'arte attraverso svariati modi di comunicare. E a proposito di lavoro intellettuale, di lavoro emotivo, di creazione di amnios anche, perché nelle tue opere, Sonia, c'è sempre un centro? Perché sono sempre centripete e centrifughe allo stesso tempo? E beh, è una bellissima domanda, ma questo di fatto è il fulcro della vita di ognuno di noi, perché la cellula primaria comunque ha questo, analizzandolo comunque anche in laboratorio si vede che comunque è tonda. La Terra è tonda, l'universo al contrario non sappiamo quanto è grande, ma accoglie una miriade di situazioni tali per cui il centro, il fulcro è da dove nasce tutto. Quindi il motivo è questo. Meraviglioso. E Sonia, come rendi il senso del tempo? Ad esempio, la locuzione di tempo, diciamo, ha due declinazioni di fatto, due misure. Una temporis e l'altra invece è che più, diciamo, ha una valenza cronologica. E l'altra invece è tempestatis, che rimanda appunto al viscerale, all'eruzione della memoria, a tutto quello che ci scorre nelle vene, alle ombre. Tu come rendi il senso del tempo e la tempesta che si manifesta? Ma secondo me di fatto non ha tempo. Il bello è arrivare per l'eternità, no? Beh, sicuramente è una mia illusione magari, però voglio dire, chiunque fa arte lo fa sia per coloro che chiaramente sono qua, attuali, adesso, ma per lasciare un qualcosa ai posteri, quindi in realtà è un tempo indefinito, come voglio dire quelle che sono le nostre emozioni, come sono al momento, ma in realtà questo li vorrebbe richiamare anche in un futuro prossimo, quindi secondo me non ha tempo. Ha tempo, una perennità. Ha una perennità, mi auguro, come giustamente noi oggi andiamo a valutare, soprattutto tu che sei un critico d'arte, voglio dire, le opere passate, sì, sono passate, ma perché semplicemente sono state realizzate in tempi passati, ma ad oggi sono ancora comuni, perché riusciamo ancora a apprezzarle, possiamo ancora visionarle e quindi, come vedi, non ha tempo. Quindi l'arte, secondo me, la cosa più bella è proprio il non avere tempo e passare il tempo in una maniera senza fine esattamente, sì, quindi presumo che sia la cosa migliore. E Sonia, noi ritroviamo noi stessi nei secoli attraverso le opere d'arte, come tu riesci a cogliere, diciamo, a cesellare la tua identità e il colore, diciamo, rispetto alla tua visione della vita? Come utilizzi il colore in base al tuo sentire? La maggior parte dei miei quadri hanno colori abbastanza vivaci, perché il sale della vita è il colore. Poi ovviamente ci sono momenti un po' più bui, tipo la notte, dove ovviamente i colori traspaiono meno, però c'è sempre un momento dove c'è un punto di proprio brillante che deve richiamare l'attenzione. Ma anche la terra, la nuda terra, dove per esempio il quadro qui alle nostre spalle, l'arte abbraccia la terra, ma anche la terra che sembra non avere, voglio dire, le viscere, non avere colore, al contrario non è vero, comunque ce l'hanno. Quindi il colore è, per l'artista presumo che sia la cosa necessaria e quindi deve per forza trasparire. Il respiro.
Come il respiro. Come il respiro, come l'arcobaleno, una cosa più che naturale, ma ha un sacco di colori e quindi, voglio dire, dobbiamo avere una vita colorata. Quindi anche nelle opere è giusto vedere, per quello che faccio io ovviamente, che, in cui mi dedico comunque, avere dei colori vivaci, avere dei colori che possano insomma allietare un attimino quelli che sono gli animi delle persone che guardano e che ammirano. Mi auguro, sono questi i miei quadri. Sì, sei molto apprezzata, Sonia. Grazie. Molto apprezzata. A proposito dei colori e quindi della luce, attraverso i tuoi medium, ecco, i materiali che tu utilizzi. Sì, l'avevo detto precedentemente, sì. Quindi acrilico, poi resina, l'applicazione della resina. E poi ci sono anche dei cristalli che riescono a dare ovviamente quella limpidezza e attirare l'attenzione e dare la profondità, quindi la tridimensionalità anche a quelli che sono i quadri. Sì, c'è sempre come un colore nel colore, sì. Guardando le tue opere, e nelle ultime in particolare, come nel tramonto, c'è una particolare irruzione della luce. Sì. Perché, Sonia? Perché amplificare? Perché la luce è quella che ci porta, è una guida, è comunque, voglio dire, un percorso anche di vita. Perché comunque il sole, la luce, da natura, da calore, e tutti dobbiamo essere attratti da questa situazione. E quindi il colore e la luminosità deve dare, è messa in rilievo nelle mie opere. Come un evangelismo, un'annunciazione, ha tanto di intimo, di introspettivo ed è particolarmente coinvolgente, commovente, Sonia. Grazie Giada, grazie mille. Grazie. Io l'unica cosa ricorderei quelli che sono, certo, gli ultimi premi che ho ricevuto. Sì. Questo per esempio in una mostra dove appunto si inneggiava comunque a Renoir, e come pure quello che è il libro ultimo di edizione Chetta per quanto riguarda The Great Woman of Art del 2021, dove sono esposti insieme, e sono veramente contenta e orgogliosa, a quelle che sono le icone proprio della pittura, che hanno comunque inserito anche, voglio dire, la mia biografia e le mie opere. Certo, con te storicizzata. Esatto, io sì. Mostro, sì, sì, ancora Espressioni primordiali, catalogo di Sonia Cipro, un'artista internazionale che noi particolarmente apprezziamo, da cui siamo irrorati. Da cui siamo ispirati e che ringraziamo in particolar modo. Beh, io ringrazio voi. Ringrazio voi per le stupende parole, per l'intervista, e ovviamente Arcadia Art Gallery che mi ha dato la possibilità per l'ennesima volta di essere presente con le mie opere, e quindi un ringraziamento totale a tutti coloro anche che in questo momento ci stanno vedendo. Grazie a te, Sonia, e grazie a voi telespettatori. Arte in prima fila, Arcadia Art Gallery di Milano, con Sonia Cipro.